like there's no tomorrow. Jund Midrange, che è proprio l'emblema Jund del Midrange, non l'avevamo ancora giocato, quindi siamo arrivati. Buon lunedì a tutti, siamo su Arena, ricordatevi di lasciare un like al video, fare un commentino tattico, iscrivetevi al canale se volete sempre rimanere aggiornati, attivate anche la campanellina. Questa mano è un keep, siamo sul play. Allora, questa è una delle liste di Jund che si è fatta strada all'ultimo weekend, nell'ultimo weekend su MTGO e anche nei tornei su MTG Melee. È praticamente Rakdos, ma con lo splash verde per andare a giocare Rivettir's Charm. Che adesso facciamo che metterò tutto in italiano, perché certe carte le ho giocate veramente, veramente poco, per evitare di leggerle male. Rivettir's Charm, e facciamo questa nera e basso. Abbiamo open voltaggio e Esica Chariot e Unleash Inferno. Allora, libera di gioco, sacca, esilia le prime tre carte per giocarle, togli il 5, via per liberare, no, chiaramente invia 0. Sono in inglese che mi trovo un po' male. Ok, facciamo lui che poi farà il token che cederà il cibo per Obnixilis, carta che mi ha un po' deluso fino ad oggi. Sono disponibilissimo a cercare di capire perché. Oh, l'hai fatto. Giuro che l'hai fatto. Prendo qua. Non blocco. Tenacious Underdog è molto figo. Qua tolgo, credo, Angra Mauling solo per il costo di mana esagerato. Qua faccio attacco Underdog e Nixilis dietro. Un tokenino simpatico, damage, facciamo Underdog così, Onyxilis casualty, autopay. In realtà qui potrei anche mangiare lui, lasciare dietro il blocco che mi sembra buonissimo, dato che tanto manco. Ho anche pathway. Qui facciamo cancella sull'originale, faccio meno sulla copia, faccio. Passeremo e vediamo un po' cosa ci propone il nostro avversario. Che tra l'altro, se fa girare sto coso, noi abbiamo Rivettir's Charm per fargli sacrificare un pezzo. Non è male, eh? Poi dopo giriamo Saga, possiamo cominciare a copiare Devil, insomma, pingare in giro. Non mi ricordo più quante copie di Mituk Massacre gioco in realtà. Ah, ok, esplosione, lo scopriamo subito. Allora, una di side, due di main. Ok, non mi ricordavo più questa cosa. Allora, mettiamo una copia aggiuntiva di Massacro. Peccato che non sia contro mono bianco. Via, vigilanza. Lui è un 4-3 a costo 3. Non è male in realtà in questo matchup. Ho una botta di removal. Probabilmente devo togliere dei Valky perché sono un po' lentini. Alice d'Inferno fa 7 danni a una creatura o un Planeswalker. Quando... Ah, ok. Distrugge. Ah no, ok. È forte. Però devo mettere in italiano perché questa devo leggermela bene dopo. Cosa tagliamo qua però? Non mi fanno impazzire. Non mi fanno impazzire i Valky. Un Valky. Non è un brutto matchup. Cioè siamo già molto settati. Probabilmente tolgo un Chariot. Provo questo. Vai. È un drop a 3 per giocare in curva e avere un drop aggiuntivo da fare su Nixilis. In realtà è un test. Nel senso che mi sembra proprio un buon blocco. 2-3 Vigilance. Ok, Kippo, questa mano è forte, direi che merita. Andiamo di playground, ah, chiaramente giochiamo anche più le spell, tutte le spell rosse e nere forti. RB Value, okay, cosa faceva? Quando entra fa un tesoro, le altre creature di controllo prendono più uno per ogni mana speso da tesori per castarle. Vabbè, io faccio un altro.
Il turno dopo faccio Nyxilis. Presumibilmente. Nyxilis copia. Oh, il Ziattora è grosso. Allora, quando fa danno a Trample. Guarda, la prima carta della tua library, puoi giocarla, bla 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 bla. Vortex Surge non fa abbastanza danni. Porca miseria. Grosso sto coso però, eh. Costo 4. Un 6-5 a questo 4, eh. Allora, se io qua faccio Fable, poi vado a 4-5, devo arrivare a 6 mana per farlo in realtà. Ci vorrà un attimo. Dopo presumo di scartare Goldspan. Però Goldspan fatto dopo ci fa guadagnare tempo coi tesori. Il problema è che lui fa tanto value così. Ah, via Mituk. Però comunque Goldspan lo facciamo solo se sacchiamo il nostro token. Puoi giocarla. Insomma, dobbiamo fargli perdere questo coso. Quindi siamo costretti, tra virgolette, a fare doppio blocco. Bello. Vero che noi il nostro doppio blocco è finto, perché poi Tenage Underdog rientra nel cimitero. Lui fa veramente, veramente tanto value. Tra l'altro è un mirror di Jund, e lui non l'avevo proprio calcolato. Quando fa danno, guarda, la prima carta della tua library. Puoi giocare. Ok, vabbè, insomma, io paro intanto, vai. Se ha un remover siamo poco felici, non ce l'ha. Ok. Aderra, rampa un sacco. Facciamo verde questa, credo. Secondo di questo lo scarto sicuro. Posso fare questa da due. Che non è male, cioè poi ho giocato un 2-2 sotto Mituk Massacre così, però grazie. Abbiamo secondo rosso, abbiamo un po' tutto. Sto coso flippa, faccio Goldspan, lui deve avere dietro delle cose forti perché poi comincio a copiarlo. Può avere il suo Goldspan. Dures che mi toglie Vortex Surge, va bene. Posso dire che va bene. Re. Salve. Tesoro passo. Se dal prossimo turno li copio. Tra l'altro faccio tesoro quando lo copio anche. Oppo, devi tirarci un missile. Allora, Olivia. Aspetta, no, devo mettere in italiano perché sennò vado in palla. I testi complessi. Cosa dice? Volare, rapidità, ogni qualvolta lei attacca, rimette i cambi di battaglia, non ci mette una creatura tappata attaccante. Quando non controlla, esilio questa creatura. Nessun blocco. Sono schiaffi volanti, eh. Schiaffi volanti veri. C'è niente, giuro. Noi però ti attacchiamo per... Oh. 4-8-12. 4-8-12 è poco. No, non è poco. Noi poi facciamo che questo copia questo. Mi faceva i token e facevo Blitz e vincevo. Era l'Italo on board perché copiando il drago facevo i token. Mi avanzavo un mana dal token di prima. Avevo 3. Eh no, non vincevo, ne facevo 12 e basta. Più la copia, perché moriva, 13, giusto? Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. G1 contro il Mirror di Jund, ce lo siamo portati a casa. Chiaramente ci sono un sacco di liste diverse di Jund, ma veramente tantissime. Quindi si può provare un po' quello che preferite. Non mi ricordo più che cose ne ho. Gioca 25 terre. Secondo me si può fare.
Sono tante le build. Secondo me Ezreal Chariot è la carta che rende forte il fatto di poter giocare il verde. Le altre sì, sono interessanti, non pazzesche. Tenderei a giocare o nessun altro colore di appoggio o il bianco, ad esempio, per Wedding Announcement. Però Announcement o Invitation, non mi ricordo mai comunque. L'incantesimo. Oh, un bel mirror di mafiosi, il nostro Jettri contro Falco Spara. Che è molto carino Falco Spara come art, tra l'altro. Mi sa che gioca per primo Okippo. È una mano molto basata sul fatto che lui giochi mano bianco. Ah, un altro mirror di Jund? Ma cos'è? Tutti giocano Jund. Devo essere perso che qualche streamer sta portando questo mazzo. Però lui gioca con queste bestie che a me non fanno impazzire. Terrapasso, terrapasso, passo. Faccio pochi tesori per aumento di voltaggio. Devo esce con questo. Cacchio. Chiaramente invio a zero arena, te lo dico. Quindi lui deve fare un altro pezzo per fare crew. Vai, tocca a te. E io il turno dopo faccio massacro di due e vediamo un po'. Ok. Questo da due. In modo da togliergli il Drew. Lui tra l'altro non ha fatto pezzi, quindi insomma. Pieno di removal secondo me. Noi chiaramente adesso giocheremo tutto in curva, quindi faremo Ezika. Probabilmente mi tengo in mano il trio Majand. Già spera. Provo ad attaccare con Ezika. Va bene. Va bene anche così. No, no, perché non è tre. Carino. E ho detto che tenevo in mano il trio, ma infatti l'ho giocato subito alla velocità della luce, come mi si concerne normalmente. Beh, siamo fixatissimi, mettiamola così. Noi Mainland forse giochiamo una Den of the Bugbear, ma non sono nemmeno sicuro che sia una buona idea. 1, 2, 3, 4, quindi non credo che bloccherò. Posso prendere 4, il prossimo turno faccio che attacco di Chariot. Oh, Chariot. Ma no, in realtà posso anche fare drago. Faccio attacco. Ah, passa, dichiarazione attaccanti. Sì, posso fare drago. Ok, ha imparato da me. Fa buon tempo. Va bene. Anche sul secondo? Anche sul secondo. Va bene. Eccola qua. Eye of the Eye Tyrant, che in italiano è strada dell'occhio tiranno. Esploso, non troppo perché ha tirato tutti i removal sui pezzi piccoli. Va bene imparare, ma diamoci una regolata. IPV. Prima non li ho messi, ma IPV perché io prima pensavo fosse tipo la versione Jund di Commannari, quindi un po' più aggressivo. Così, così, così. E secondo me anche le tre durezze ci possono stare. Vado a togliere lo sbranamento. Toglie anche PV? No, creatura. Sbranamento. Tengo talismano perché può essere interessante. Tolgo un raccoglitore. Gli underdog a me non fanno particolarmente impazzire, però. Proprio come carta. Massacro 1 lo voglio. Tolgo schianto. Ah no, guardate qua. Noi giochiamo due tane. Fiaba è molto forte. Valky in questi matchup secondo me fa di brutto. Ma io taglio due di questi. E proviamo con due Durez. Tre Durez mi sembrano tante di side, se devo dire la mia. Però vediamo, magari è essenziale avere la terza per, non so, a parte che di solito in mirror di Jund gli scartini si tolgono e io li metto, quindi gioco un attimino al contrario.
un proprio bravissimo Flavio, però proveremo. Che brutta sta mano. Cioè, è bella perché abbiamo Isika, ma c'è due di queste. Beh, non ce li scarta, secondo me. Dai, proviamo a tenere. Si provano le mani. Ok. Load. Facciamo nera. Facciamo nera, tanto la verde qua e qua. Facciamo nero rosso, Valky. Va bene. La seconda biga non proprio felicissima. Cosa ti tolgo? Niente, vai. Ah, rivettatori. Rivettatori è questo. Ok, certo. Risolti. Posso appoggiare anche questa ora e passerò. Per chump bloccare, I suppose. Cosa scarti? Una terra che hai pescato. Sì. La biga di Isika. Certo, l'hai fatto. Sì, i soldi, i soldi. E qua blocco, credo. Tanto il mio Valky fa schifo. Allora, Dures non è male, ma ci fa stare indietro di un turno. Però che se lui anima e fa un token. No, qua siamo proprio stra indietro. Cos'hai? Devo togliere questo. E faccio questo, ti esilio lei. Ti parlo. E vai. Ah, potevo farlo diventare un 1-2. Riccio. Ok, allora. Guida, guida. Io poi Isika posso farglielo, però mi muore in velocità proprio istantanea. Sì. Però sta partita non sarà facilissima. Paro il 2-2. Quindi chi vince il dado inaspettatamente si porta avanti il game. Oh, questa è carina. Passo. Perdo due vite e tolgo Chariot. Comunque poi c'è questo, non è proprio la felicità. Ok. No, un'altra biga. Vediamo cosa fa. Sì. Ma però ha tesori, no, ci fa quello che gli abbiamo fatto prima, no, quello che abbiamo fatto noi prima all'altro oppo, quindi insomma credo che sia concedibile questo game. No, Dures non mi ha fatto particolarmente impazzire. Oddio mio, proviamo a mettere due di queste che sono un po' più forti a livello di scarto, cioè anche se le peschi in mid game ci può stare. Che sfruttiamo tante tante risorse. Non andiamo mai completamente al top deck, ma ne sfruttiamo tante. Bella art, Falco spara, decisamente ficca. Ci piace. Va bene. Are ready? Allora. Gioco per primo. Allora, tengo 7. Tappa, fa tesoro, mana. Guarda la versione con magda, è interessante. Abbiamo bisogno. Allora, massacro sicuramente, ma una terra rossa che non avevamo a disposizione ci sarebbe. È una terra, ma è verde.
se ha removal, ha removal. Ok, risolvi. Manga, comunque. Stop. E vai, sto dietro col pezzo. Devo fare la nera forse quella, quella terra lì. Che se pesco terra verde dopo potevo giocare. Saga. Però che la doppia Magda para, fa un token tesoro, poi la rifà. Forse è l'unico pezzo che c'è da riparare. Prendo due. Terra rossa è interesting. Cerchiamo di ripopolare un po' la situazione qua. Fargli lo scarto adesso fa schifo. Se dopo fa terra passo, probabilmente faremo lo scarto, sì. Dopo la combat, però. Uilla, addirittura due terre via, perché tanto il mana ce l'ha qua. Sì, massacro sarebbe inutile adesso perché non so come nero. Però sarebbe bello in generale. Che palle. Cos'hai ancora? Ok. Ok. Per risolvere il goldspan abbiamo delle carte, non è che ne abbiamo una, però non l'abbiamo pescata. Allora, vediamo. Posso fargli scartare due? Non so bene a quanto serve. Attacco con Chariot. Si copia questo. Vai. Vai pure, tocca a te. Eh no, abbiamo proprio bisogno di massacro adesso. Non la vedo comoda. Madonna mia. Anche è vero, Professional Facebreaker non la gioco, ma è veramente forte. Porca Eva. Cos'hai ancora? Come togliesse Obnixilis. Sì, lui era giocatore Dures. Parare con un gatto questo pezzo, però abbiamo bisogno di una soluzione adesso a quel cacchio di drago. Artefatto o drago, va bene. Zia Tora cosa faceva? Se dovevi fare questa rifiuta la natura. Qualsiasi bersaglio tu crei tre tesori. Minchia, scarso. Passa la fase finale. Risolvi. L'altro è 6. Cosa fai? I danni dove li fai? È uno che fa i tesori, no? No, va bene. Poi se pesco massacro ti tolgo tutto. Ma non lo penso. Goldspan. Devo tenere il removal? No, ma tanto è morto in aria. Posso mettere un volante, ma lui fa due attacchi per l'aria, quindi niente. Vabbè, siamo 1-1 dal mirror, il classico 50%, anche se in realtà la versione di là era più
manna rosa, questa era più nanica. Mi spiace soltanto perché vedevamo un massacro, lui ci ha fatto giocare in maniera tale da poterlo distruggere proprio del tutto. E male, cioè nel senso, fateci attenzione a queste giocate perché veramente date un vantaggio al vostro oppo. Allora, influenza dei maestro. Grixis è proprio una combinazione di colori che in standard non riesco a giocare. Terza partita con il nostro Jund Midrange, che poi è RB, che è la combinazione di colori che ultimamente mi sta piacendo di più in questo formato. Anche se io sono un fan sfegatato di Mono White, proprio lo adoro tantissimo da giocare, devo ammettere che RB mi sta dando delle soddisfazioni. Certo, le partenze che fanno Talia e Elite Spellbinder uno in fila all'altro, ce l'ha nessuno. Però ok, contro MTG Magic, se ha un nick così deve essere una personalità. Allora, gioco per primo, non posso tenere questa mano. Questa sì, forse devo togliere no, devo togliere Valky in realtà. Tanto vado di questo qua, bla bla bla, faccio questo, sì dai, tolgo Valky. Valky che è lì per fare la parte girata, chiaramente. Bell'art che gli hanno fatto, devo dire, sia questa che quella metal, cioè quella diversa, mi piace molto. Si erano superati in Kaldheim con le art, bravi. Ai ai ai, forza Oppo, forza Oppo. No dai, non farmi clessidrare, che mi stavo trovando così bene, tutto dritto, liscio, un video tranquillo, grazie. Allora, tieni 6 e togli Valky. Vai. Potrebbe anche essere che gli è passata già una clessidra, eh. Ok, lasciamo il ring di pro. Vai. Bella. Oh, delle art, no, questa art non mi piace. Devo andare. Un blu. Devil of Seals. Vai. Guarda che mi ha punto. Ma perché non mi ha messo lo stop lì? Va a fare War. Ah, via zero. Devo mettere lo stop qua. Pensavo andasse in pila essendo un trigger. Sono abituato con MTGO, si vede. Certo, hai fatto fading up. Va bene. Si vuole mettere lì. Voilà. Non me lo aspettavo, cazzo. Camera del Mirror Breaker. Questa è bella l'altra alternativa. Ho capito, ragazzo mio. Hai un filino scassato la... lo shaper. C'è. Ora qui con Mono Blau. Lo scappa. Piace tutto. Due danni. E climb. Mi fai fading up? Ci starebbe. Se va male dopo faccio questa come terra. Mi sta finendo le carte in mano l'avversario. Se fa fading up lui non si pompa, se attacco e lui pare pompa io sparo in risposta. Fading. Credo che subirò comunque lui. Vai. Le carte in mano scry. Dopo possiamo fare un danno, ma non voglio la terra. Credo poi questa terra qua non uccide più perché diventa 2-3, poi 4-4. Forse dovevamo ucciderlo subito. Vediamo. Ho
Certo, stiamo giocando drittini, cioè non stiamo facendo conto dei suoi counter e bla bla bla. Però se avessi fatto, se avessi mandato a vuoto il primo fading go. Forza, allora, mono blu che fa entrare questo sono comunque perso. La targhetta quando fa face out. Target. Ma scusami, voglio pedire. Other target. Questo può diventare target di solito dovrebbe risolvere così. Non blocco. Cioè, dovrebbe risolvere che ti fa del mana se lo targhetti, no? Sbaglio io? Sicuramente, se no la sapevo così. Next. No! Devo fare copio. Vedi che sono stronzo. Aspetta. Grazie, Oppo, gentilissimo. Ah, io pensavo che facesse il to... Scusami, quando diventa... Ah, spell, non la vedi. Ok, errore mio. Mette giù spell pierce. Ha un mana. Allora, se mi rimbalza sto coso, io posso fare. Prendo due e gliene faccio quattro. Attenzione. Devo giocare intorno a spell pierce. Tolgo il 2-3, credo. L'altro abbiamo 4 mana qua, quindi 2, 2, 1, 2, 3. No, dobbiamo giocare intorno a Sphere Pierce e togliamo il 2-3. 3-2 la race la vinco io. C'è da dire che se me lo targetta in qualche maniera, anche solo guardandolo male, io faccio dei tesori e quindi faccio più mana. Mana. Boh. Verdi. E lui non avrà il nostro, perché sarà il nostro. Dopo possiamo cominciare a stare indietro. 4. Poi questo diventa 6-6. Stiamo a 4, non proprio una Pasqua. Sì. Diventare 2. Se io qua copio. Devo farlo da 4, fa schifo sta roba, eh. Piace molto, resettiamo, però lui è a 4, guadagno delle vite, ne guadagno 3, lui perde 3. Allora, devo fare la 4. Via tutto. Lui è a 1, noi a 7. Buon topet, avrei preferito avere dei dragoni, però vabbè. Ci accontentiamo di non essere morti. Tra l'altro, se peschiamo il pezzo con Blitz, possiamo fargli Blitz. Beh, lui ha concesso. Ma io non avrei concesso in realtà, perché avevamo più del top. Allora, sicuramente un altro massacro. Qui non mi dispiacciono assolutamente le durezze per toglierli. Counterspell. L'Infernal Grasp sono un al limite, rivetter Charm e Agra Mauling possiamo toglierli, secondo me anche un Ezika Chariot e un Ixilis.
Siamo sul draw però, forse un drop a 3, ma meno impattante di Nioh, forse un Valky. Valky perché non lo stiamo riuscendo a fare girato. Contro questo matchup è quasi impossibile. Uno per lo tengo perché se capita lo spot è ok, ma di più mi sembra un po' pretenzioso. Quindi non direi che sia il caso di mantenere. Vediamo che si inventa il nostro avversario. Tra l'altro il mono blu come mazzo è fantastico in Explorer. È uno dei mazzi con la win rate più alta in assoluto del formato. Quindi se volete rankare è super bello. E, cioè è anche super bello da giocare. E in Pioneer anche, dato che Explorer è l'anticamera di Pioneer. È molto interessante vedere come si andrà a evolvere, avrete tutta la storia del mazzo come sarà. Ed è uno dei più completi in assoluto, cioè tipo i combo del formato, i combo di Pioneer in Explorer non si possono giocare, perché se prendiamo tipo Lotus Field manca Hidden Strings, se prendiamo Jeskai Ornate, cioè 4C Ascendancy, 4C Ascendancy, gli manca Jeskai Ascendancy. Se prendiamo Naya Winota, giustamente hanno appena bannato Winota, quindi ci sta. Mono Green Storm in Pioneer è una roba che si può giocare anche quasi in Explorer, gli manca qualche carta, ma tantissime. Forse però abbiamo solo 4 elfi invece di 8 e ci manca soprattutto Nyxtos. Insomma, potrebbe essere rilevante avere quella terra che fa fare dei turni da una ventina di mana. Se non avete idea di dove cercare un po', io sul canale ho un tot di video Pioneer, quindi basta cercare tra i miei video nelle mie playlist, trovate un po' tutto, soprattutto una serie molto lunga, tipo 35-40 partite, con mono blu in quel formato lì. Waiting for my opponent, che secondo me vuole droppare, io lo dico così, non mi fa neanche ciao. Non sono contento del comportamento di Oppo, posso dire, judge, il mio Oppo è molto poco, molto, molto poco simpatico. Ok, Kipo, triplo Mito Massacro è pesantino, però queste due. E poi tanto uno prima o poi passa, ti braso il gioco proprio. Flippa, comunque Oppo bravo perché 2 volte su 2 ha fatto flippare Delver, ma non 3 volte su 3. Quindi bravo ma rispettoso. Un danno. Pesco. No, che palle. Ci metto qua questo, vai. Peccato pescare. Quando peschi la seconda lana del collo che non ti serve su queste pescate, un pochino ti gira le palle. Oh, addirittura. Bello se scazzo, vabbè. Non mi ricordavo neanche più fosse stato stampato in questa espansione. Attenzione, continua a non flipparsi. Sì. 2-3. 2-3 che diventa grosso. Lui al massimo diventa 3 dietro, l'altro poteva diventare 4. Cosa fastidiosa. Continua a non flippare. Bravo tu. Noi però dobbiamo tipo prendere terra in tu terra. Stappate. Secondo Delver è importante, eh. Terra ce l'abbiamo. Facciamo questo, vediamo se crea il counter. Poi noi la ripartenza l'abbiamo. Ok, consider. Terra giù, pesco. Abbiamo Spell Pierce. Mi spiace un po' che mi mangerò il mio simpatico amico, ma a parte questo, devo dire che mi va ancora anche abbastanza bene. Secondo consider. Porca miseria, però. Non gira mai, eh. Cioè, uno mi sta facendo vedere i counter per farmi un mega trick mentale. Sarebbe una mossa da super pro player. Però non credo, secondo me in realtà sta tirando tantissime bestemmie dall'altra parte dello schermo MTG Magic.
Tantissime. Già la scelta di giocare Delver in un formato senza Brainstorm mi lascia sempre un po' così, però. Vedici intanto, noi ridiamo e scherziamo. Qua schiaffi volano, Tra l'altro ha tirato una, due, tre spell che non ha pescato. Uno lo scarto. Questo non è male. Attacco, faccio massacro da due. Mi avanza. Devo far terra perché se adesso mi fa il counter che fa, che dice paga 2, sono un po' un babbione. Poi posso fare questa liberamente, quindi è tutta una scelta sui prossimi turni. Marcia, bello. Ottima mossa, devo ammetterlo. Quanto odio March of the Swirling Mist tirata così. Spell Pierce, devo farlo da 3. 1, 2, 1, 2, 3. Quindi devo fare terra. Sì, e tra l'altro devo risolverlo perché sennò sono morto il turno dopo. E ci sarà un bellissimo giro. Alternativamente posso fare drago e basta. Ma perché? Yes. 3. E siamo fuori per forse. Potrebbe avere anche un'altra marcia. Ok. Quindi ne salva uno solo, alla peggio. Non siamo morti. Che non è male. Mette al cimitero questo. Tengo questo. Vai pure. Vado a 9. No, non è vero, vado a 7. 8. Ah, 8, perché quando muoiono le sue, mica mi devo ricordare sta roba. Ok. Shaking guy. Faccio lui il mangio, faccio simpatico amico. Ho cominciato ad attaccargli un po' la mano col doppio PV infame. Rob Nixil, no, Mob Nixilis, che mob è mafia in inglese, cioè in slang. E vai. Scarta Spears. Va bene. Questo tra l'altro ci tappa l'attaccante. Attacca a me. Quinque. Poi che facciamo? Forse lo posso fare meno più con una. Adesso faccio meno con l'originale, più con l'altro. Meno di guadagnare qualcosina. Ok. E fiamo un po' Demon. Vai. Posso animare anche Hive e cominciare a menare. E fare un clock, ma magari lui ha il counter dietro. Ok, cosa molto poco positiva, se posso permettermi un'opinione. Sì, tappa lui, tapparella. Se è morto il prossimo turno, attacca continuamente me. Però quelle sono 4 vite, eh. Ok. Va bene, ecco Kaiser. Più. Però che non è una roba con flash che non mi viene in mente. Che mi uccide. Che io adesso in teoria vado a 7. Forse devo fare prima questo.
Ok, sto a 5. 5 non è morto, non sono morti. Cioè, poteva farlo prima forse, però. Ti attacco, ti tolgo questa a caso. Cosa pesco? Tocca a te. Abbiamo pescato il nulla cosmico. Io devo fare meno con la copia e più con l'originale. Mandiamo a 2, poi attacchiamo con doppio pezzo. 4, sì. Hanno tutti e due menace, tra l'altro. Quindi, insomma. Andiamo a 1. Ma a 1, storicamente, non è mai morto nessuno. Ok, Selfless. Ascendant. Meno più. Se io animo. Poi faccio terra. No, ha tappato di me. Che botta di fortuna, non c'è mai niente. Ha tappato in maniera ridicola l'autotapper, mi stava per fare perdere questa partita, mi sarebbero girate le palle in una maniera incredibile. Comunque anche monoblu preso, archiviato e mandato a casina. Ok, facile comunque come match, devo dire che è stato abbastanza easy. E ok, ci vediamo per l'ultimo game, faccio una piccolissima pausa. Ultimo match per Jund. Per adesso il mazzo è andato bene, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Ma questa mano è un keep, direi, devo dire. Tra l'altro ultimo match per Fi, nel senso, ne ho registrati altri 7 e mezzo, no, 3 e mezzo, ma per problemi tecnici di connessione e il mio microfono che pensavo fosse acceso invece era spento. Siamo al settimo match in realtà in totale, e mi sono sempre trovato abbastanza bene. Sì, in realtà stiamo giocando chiaramente una versione come si può dire, io qua potrei anche pensare di attaccare, ma credo di voler aspettare un turno Mixiris. Stiamo giocando una versione di Jund per finta, nel senso che siamo BG che ha anche siamo RB che ha Ezika Chariot. Quindi la versione Jund più spinta si sono viste in questo weekend all'SNC, al Championship di Capenna, delle versioni molto più spinte di questa. Però anche così non mi dispiace, io mi devo rileggere questa in italiano perché tutte le volte poi la sbaglio, assolutamente, almeno così siamo sicuri. Scatenare l'inferno dice: scatenare l'inferno inflige 7 danni a una creatura, quando infligge un danno in eccesso distrugge un artefatto o un incantesimo bersaglio controllato dal suo avversario. Quindi niente di troppo interessante. Io ti offro un trade, tu pari secondo me. Vediamo. Ok, beh, io posso blizzare, lui no, quindi mi va bene. Ma tra l'altro faccio un mix di tutti gli altri, sì, più.
Vedere un Ixilis così lanciato a caso non è pazzesco. Probabilmente potevo saccarmici sopra lo sfavorito tenace, ma non mi sento così sfavorito anche a giocarlo così, vediamo. A lui gioca Jund più Jund di me. Riusciamo a trovare la terra. Sì, ma non è quella che volevo. Credo di fare un bel più. E massacro da due per evitare di farlo andare avanti col mana che ha saltato il land drop prima. Ok, quindi tocca a te. Vediamo un po'. Fiaba. Peccato perché scatenare l'inferno. Ah, però faceva 7. Spaccavamo. Vabbè, glielo spacco col prossimo pezzo che appoggio. Scarta due power spell perché ha scartato Blood Tide e Fiaba. Quindi non male. Cosa faccio? Ah, sacco, vabbè. Ok, il suo l'aveva fatto. Devo dire che mi va anche bene così. No, porca miseria, potevo fare drago. Sono scemo. Pensavo di aver 4 mana, non so perché. Ma se sì, ho giocato così, almeno voltaggio. Aumento di voltaggio open sul suo reflesso. Perché adesso di Kiki Jiki. Un campionissimo. Vabbè, ho sbagliato. Vabbè. Fine, esco. Ti faccio fa 4 danni sto poi. Ok, un'altra terra. Prossimo turno possiamo fare drago seriamente incazzato. 6 stun. Tra l'altro, queste sono serie. Scarta un altro gas. Oh, il secondo magnate. Se ne va. Come no? L'hai fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il problema è che questo è colori Jund, quindi non posso fare drago. Ma a parte che non glielo uccido quello, non ha troppo senso, perché tanto quando muore pesca, giusto? Noi leggiamo Blitz. Sì, quindi vabbè, mi finisce 3 danni. Blitz, pensa a te. Che brutta cosa se ti fossi sacrificato una creatura per fare una coppia di Blitz sul caster originale. Brutta brutta, no? Ma andiamo più, vado a 18. Ah, ok. Uccido Nyxilis. Ok. E poi faccio Kiki Jiki. Cioè, fiaba. Vai pure, tocca a te. Abbiamo sempre in mano sto mega removal che ancora non abbiamo tirato in tutte le partite che abbiamo fatto. Vorrei riuscire a vedere se è così forte come sembra. Prendo uno. Mi tengo il pezzo che fa i tesori, te lo giuro. Oh, mi tengo il pezzo che fa i tesori. Quindi siamo un massacro a testa. Va bene. E poi rimane in pari sta cosa. Secondo pezzo di Kiki Jiki non mi dispiace. Qua io rifiuto. Posso fare lui, preferisco. Vai pure. Ok, e non pareremo perché, vabbè, non pareremo. Ma anche perché muore. Non pareremo. Va bene. Devo riuscire a spaccare il suo pezzo, quindi posso fare scatenare l'inferno alla sua combat. Non faccio il pezzo con Blitz, chiaramente. Voglio rompergli questo coso qua. Sì. Sveglia, ribaltala. Ok, poi si darti la terra, che ce ne ho già abbastanza. Riesco la terza. 1, 2, 3. No, mi servono 4 per questo coso, quindi passo. E dopo lo copieremo. Dopo lo blizzo e lo copio. Blizzo e lo copio, blizzo e lo copio. Che tra l'altro lui se non ha più il massacro. Diventa un po' più complessa da gestire la situazione. Si sì, risolvo. Danni in eccesso, vorrei. No, scusami. Ok, tu non hai più massacro. Ce l'ho solo io. In realtà può avere un altro. No, pensavo di dire. Sì. Faccio lui. Ok, lo copio.
Forse potevo copiare e copiare, così avevo doppio trigger. Però lui... Eh sì, dovevo copiare o copiare. Ok. Terra. E vai pure. Beh, morto, sì. Devo copiare, copiare. No, andava uno comunque. Poi potevo spararmi il mio pezzo e non morivo. Allora. Nei mirroroni così aggressivi, secondo me non è malissimo avere tipo... Allora, i Go Blank possono non essere... Tra l'altro è un'art bellissima questa carta, tutte le volte che la vedo. Mettiamoci un paio di Rolt, che secondo me ci stanno. E i Go Blank. Non so, forse anche Sorin non fa schifo. Togliamo le due Grasp. Valky mi piace. Forse un raccoglitore... Fiabe sono ok. Talismano rivettatori ci piace. Svanamento lo togliamo. Biga forte. Drago massacro. Togliamo schianto. Vai. Togliere una terra sul draw per me è ok. Schianto è anche un removal, ma è un removal brutto. Quindi preferisco avere qualcosa di più bello. Allora. Terre removal i pezzi. Credo che sia una buona mano. Soprattutto early game. Vediamo come si evolverà. Con un pezzo ancora più bello da fare subito. Ok. Nuovo pezzo bello. In realtà forse potevo fare sfavorito, però. Non è l'altro pezzo lì, te lo dico. Mi spiace un po' saccarmi il mio, ma non mi sento in vena di lasciarti questa cosa. Faccio ciò. Possiamo fare un Valky per vedere com'è la situazione, eh? Però insomma, non so quanto ne so. Vai. Prossimo turno in teoria possiamo fare Biga. Ok. Anche lui ha fatto Biga. 4 danni, eh? Posto. Allora, non faremo Biga. Faremo terra. E questo. Mono carta in mano, vai pure. Mi tengo il mio bel token open e il voltage qua per spaccare sto pezzo. Il problema è che poi rimane vivo. Ok, terra. Niente più che giochi per te. Allora, questa cosa, cioè, non l'ha capita che è brutta da fare contro di me. Adesso mi va bene che io ho comunque da uccidere la sua biga. Io qua credo di non scartare niente. 18. Devi fare al contrario, zio. Sì. Via biga. Ok. Faccio la mia. Attacco questo qua. Tu bloccherai, mi sparerai il pezzo. Io poi posso blizzarlo e comunque dare la mia simpatica amica biga. Certo, come no. Vai. Credo che la seconda la scarterò, però le altre due carte le tengo in mano. Ah, vabbè, ok. Il problema è che biga non copio niente. Ma ti dirò, anche chi se ne frega. Sì. In realtà posso fare biga, andare a 14, faccio la seconda biga, ho i gattini, rifiuta. Lord. Biga, sì. Che vuoi tenere questa? Grazie. Crew. Faccio token.
ti attacco questo, copio qua, puoi spararmi un gatto se vuoi. Tu però sei al top deck, io a questo punto credo di potermi liberare, beh, sparo magic, di una spell. Valky, allora Valky perché lo vedo lontanissimo. Rifiuta 10. Ok, cos'hai in mano? Un removal. Ma io ho pescato la terra per fare doppio pezzo. Toglierò i PV. Allora, quello a 3 così e questo qua, qua. Copio un gatto. Per essere sicuro che il removal alla peggio sarebbe andato sul pezzo più scarso, ha diviso così i danni chiaramente. Ok, terra è forte. Burro e massacro non è affatto male. Bella partita perché effettivamente non credo ne possa più uscire lui. Qua potevamo fare X cose tipo l'alt e poi animare, menare con tutto. Insomma, lo mandavamo un po' morto. Il mazzo non è affatto male, ve lo straconsiglio perché sembra avere un buon, cioè sembra essere ben posizionato in questo momento del meta. Va un attimo settato, non credo che la mia versione sia la migliore, anzi credo che sia molto molto embrionale e si può prendere tanto da dal championship di Nuova Capenna. Guardate un occhio alle liste. Settimana prossima presumo che andremo a giocare qualcosa che è uscito da quello standard e vediamo un po' di farci un po' le idee per Bologna, ora che stiamo andando veramente verso gli ultimi mesi di preparazione. E niente, buon lunedì sera a tutti.